cambiare argomento. Comunque, dai, dobbiamo parlare anche della programmazione televisiva natalizia. C'è una messa cantata che si ripropone tutte le volte nel periodo di Natale, sono con alcuni film che noi stavamo anche sviscerando nel periodo non collegato, cari radioascoltatori, ma adesso ce lo facciamo spiegare ancora meglio per quanto riguarda pubblico da Luca Bussoletti, che è in diretta con noi. Ciao Luca, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Luca. Ben trovato Luca. Dicevamo, Una poltrona per due, Ricky e Barabba, Il principe cerca che, moglie, il principe piccolo cerca lord moglie, piccolo lord, i soliti, dai, che mamma c'è? Ha perso l'aereo, state montando molto in alto, c'è anche la tunica. Vai, vai, i soliti allora. Mamma mia. Miracolo della 34ª strada. Come insomma, no. Domani racconto un po' questa incredibile unione di intenti che c'è fra Mediaset, Rai, la 7 Sky, normalmente in contrasto. Praticamente dal 23 al 31 hanno stabilito che siamo tutti dei cerebrolesi che possono occuparsi soltanto di famiglie, sorrisoni e neve. Cinepanettoni anche, se vuoi. Cinepanettoni, tra l'altro, prodotti ad hoc, questa è la grande novità. L'anno scorso l'aveva fatto Sky, quest'anno anche Mediaset con Boldi, quindi la crisi ha fatto sì che il cinepanettone ci venga portato direttamente a casa, imboccato, diciamo. È la verità. E tra quelli storici, dai, adesso stiamo andati peggiorando, caro Luca, però insomma, finché stavamo parlando di Vacanze di Natale 83, parliamo di cult adesso un po' meno. Sì, beh, io sono cresciuto, per me è un cult, non lo so magari come la pensano quelli della generazione precedente, sicuramente magari per sono noi lo legati è. Per noi lo era, magari sono legati più a Natale a casa Cupiello. Poi ovviamente è una pioggia di cartoni animati, tipo l'Arena addirittura annunciati 35. La cosa divertente ovviamente non è che c'è un buonismo di fondo, è che c'è proprio un'analisi di marketing della Cipra, per cui i bambini che non sono a scuola sono per il 25% più presenti davanti alla TV, e quindi la cosa migliore è offrire cartoni animati e di conseguenza spazi pubblicitari. Ce ne sono, ci sono i due immancabili, Robin Hood e la spada nella roccia. Anche il solo... mitico Bambi, io quei due lì mi fermo a rotazione loop, solo quei due. E poi ovviamente c'è l'immancabile Barbie, regina qui, regina lì, in 800 vesti diverse. Però credo che ma c'è il cartone animato di Barbie? Sì, ce ne sono tanti film. Io Luca ricordo sempre affetto quello di Zio Paperone riportato nel passato con i vari, non mi ricordo il titolo, ma era fantastico. Il canto di Natale, bravissimo. Il racconto di Dickens, bravissimo. È proprio quello. Bellissimo, no, un immancabile. Stavo dicendo la chicca che secondo me merita assolutamente di essere sottolineata e anticipata, visto che anche nel titolo di domani, che è un Alfonso Signorini che il giorno di Natale ci racconterà le magie del pattinaggio sul ghiaccio, della serie anche Sti cazzi, grande capo indiano. Oh, benissimo, giustissimo, sottoscrivo. Faceva rima. Anche. No, c'è. Poi se vi posso raccontare un'altra cosa carina, ma come no, siamo qui apposta. Nel colonnino invece, che normalmente viene occupato dalla televisione o dalla musica, in questo caso si parla di musica, c'è un'esperienza italiana molto bella che si chiama Music Riser, che è praticamente un servizio che stanno usando molti musicisti emergenti per raccogliere fondi dai propri fan, per avere poi soldi per fare dischi, tour e cose del genere. Nomi molto importanti come Gianni Maroccolo si stanno avvicinando a questa realtà, e tanti artisti stanno trovando i soldi per fare i propri lavori direttamente dal basso, dalle persone che le amano. Bene, questa è anche un'ottima iniziativa, insomma, sotto Natale se ne scoprono diverse. Per quanto riguarda, ecco, le diverse programmazioni invece, come dicevi prima, tra Rai, la 7, Mediaset, Sky, c'è un po' una rincorsa in questo periodo natalizio, le varie situazioni, i paragoni, chi è che è in vantaggio per quanto riguarda ad esempio cartoni animati? La Rai, senza ombra di dubbio la Rai vince. Mamma Rai. Servizio pubblico. Sì, ma magari 35 cartoni animati, Mediaset però appunto ha il merito di scoprire Barbie cartone animato, che veramente è un mistero dove l'abbia trovato, che non si era mai sentita. Incredibile. Paragonando tra l'altro a Signorini, che è sempre un loro prodotto. Sì, assolutamente. Un giorno ci sarà probabilmente Barbie Signorini e me la comprerò sicuramente. Questa è bella. E poi è anche bello lo speciale di Ti lascio una canzone, quindi bambini che normalmente cantano canzoni di adulti adesso urleranno anche canzoni di Natale. Bene, per me benissimo. Ti lascio una canzone come il circo, la violenza nei confronti. No, solo che al posto gli animali ci sono, i bambini. Solo che a me le tigri fanno pena normalmente. Esatto. È la verità. Comunque, Luca, noi leggeremo tutto questo domani su pubblico. Se non hai altro da aggiungere, noi ti diamo la buona serata. No, non ho altro, ti ringrazio per lo spazio e a presto.